Il BEA Best Event Awards, premio ideato, organizzato e promosso da ADC Group e dedicato all'eccellenza degli eventi, giunge quest'anno alla sua 10ª edizione. E per celebrarla al meglio, dall'11 al 13 ottobre, la giuria del BEA Italia e dello European BEA è volata a Malta. Grazie a un accordo siglato da ADC Group con il Malta Tourism Authority, l'isola del Mediterraneo ha fatto da cornice ai lavori della giuria, ma anche ai momenti di svago e networking organizzati da MTA per svelare al meglio le bellezze e le attrattive della destinazione. 43 in tutto i giurati che hanno trascorso a Malta la 2 giorni, ai quali vanno aggiunte le 19 agenzie creative italiane giunte in loco per presentare i propri lavori in giuria. Dopo l'arrivo all'aeroporto della Valletta, i giurati sono stati accompagnati in città per un pranzo informale al Rampila Restaurant, prima del walking tour per le vie della capitale, con sosta alla Cattedrale di St. John, dove sono custoditi 2 dipinti del Caravaggio, al Palazzo del Gran Maestro e ai Bastioni. Tutti di alto livello gli alberghi che hanno ospitato i 43 giurati e tutti ubicati nella località di St. Julian, delle catene Westin, Hilton, Corinthia e Le Méridienne. La sera dell'11 ottobre invece cena con intrattenimento al Mediterranean Conference Center, uno degli esempi di architettura storica dell'isola, risalente al XVI secolo, riadattata come location per eventi. Qui, attraverso una suggestiva rievocazione storica, lo staff di Malta ha riportato in vita per gli ospiti del BEA la cerimonia di investitura dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. Il giorno di sabato 12 ottobre, invece, è stato dedicato ai lavori delle 2 giurie, del BEA Italia e dello European BEA, che si sono riunite presso il Casinò Maltese, guidate rispettivamente da Carlo Hermes, fondatore e partner di Hermes & Partners Communication and Events Service, e da Michael Müller, Campaign Manager Corporate Marketing di Samsung. Durante le sessioni plenarie sono stati valutati gli eventi entrati in shortlist dopo la valutazione online, 49 per il BEA Italia e 60 per lo European BEA. È entusiasta la risposta delle agenzie, alle quali è stata data l'opportunità di presentare direttamente i propri eventi alla giuria italiana. Ben 19 agenzie creative hanno presenziato, illustrando i punti di forza dei propri progetti. Come ha specificato il presidente della giuria italiana Carlo Hermes ai microfoni di ADV Express TV, il BEA ha colmato un vuoto nel mondo della comunicazione, affermandosi come punto di riferimento per la event industry italiana ed europea. Beh, dopo 10 anni, la prima cosa che voglio dirti è che abbiamo adesso una qualità migliore, notevolmente migliore. Ma l'altra cosa anche noi come giuria abbiamo imparato in 10 anni anche di valutare in modo non solo obiettivamente come abbiamo sempre fatto, ma anche con mezzi, con la possibilità della presentazione. Io invito tutte le persone che partecipano a BEA di venire anche a sottolineare, a presentare una volta ancora il loro prodotto e il loro evento, perché questo garantisce anche a noi un miglior giudizio del loro lavoro e dunque che il miglior vince.